Signori, parte numero 41 di Watch Dogs 2 dovrebbe essere l'ultima? Non lo so, non saprei dirvi. So solo che la parte numero 41 si chiamerà Colpo Grosso. Sappiamo l'app DedSec. Eliminare la Bloom. È scomparso. Fine dei giochi per eliminare Dusan e la Bloom. Marcus deve riunire tutti per l'ultima magistrale operazione. Ok, sì, esattamente. Ultima magistrale operazione. E a questo punto mi viene da dire che saranno 41 le parti di questo Watch Dogs 2. E iniziamo la missione, ragazzi. Facciamolo. Mi sono pure preso l'arma sul fine della scorsa. Finalmente mi sono comprato la seconda arma a tutto il gioco. Deve essere la priorità. Fa qualcosa. Sì. È durata pure troppo. Ti ho sentito, Mary. Bastavano le prime 10 volte, cazzo. E allora perché mi tocca ancora ripeterlo? Cosa? Dov'è Bugo? Cospirazione? E perché ha scurito la foto? Ehi, Ray, mi cancelli sta merda? Sì, ma non sarà facile stavolta. Lo stronzo ti ha fatto diventare un problema federale. Benvenuto nel club, amico. Già, è quello che ha sempre voluto, no? Farci passare per l'uomo nero che terrorizza la Silicon Valley. Dushan offre la protezione del CTOS e la dorsale satellitare e BAM! Tutti si mettono in fila. Sì, la Bloom ha accesso a tutti i dati raccolti e li dà in pasto alla Bellwether. Merda, ormai è più potente dell'NSA. Scommetto che l'NSA sarà molto interessata a un accordo con lei ora. L'NSA incoraggia anche altre aziende ad aprire le porte alla Bloom. Che non è la NASA. Devo fare qualcosa, non posso restare qui. Eh no, è proprio quello che vuole Dushan. E poi finora hai fatto tutto il lavoro pesante. Daccene un po' o ti si spacca la schiena. Va bene. Va bene, voi agite sul campo. Io fornisco la logistica. Mettiamoci al lavoro. Ehi, di nuovo quell'occhiataccia. Tutto a posto? Marcus è in guai grossi. Sì, lascia che lo aiuti. Non sono io il cattivo, Sitara. Lo so, ok? Ma qui nessuno usa nessuno. Non è il Primate o la Silicon Valley. Ragazzi, è tutto a posto? A posto. Sì, a posto. Che vuoi che faccia? Non ha sentito nessuno. Aiuta Marcus. D'accordo. Certo, si mette Sitara così, però cioè io rimango veramente impotente. Privo di istinti razionabili. Lui è Andrew Novak, assistente di Dushan. Oh, poveraccio. Passa la vita a rubare dati per il suo grande amore. Mary Catskill. La CEO. Che idiota. Che idiota. Voglio hackerare il laptop, usare la sua backdoor per entrare nella rete della Bloom e rubare il codice che ci serve. Ma per farlo dovrò prima sgranchirmi le gambe. Giochiamo con Sitara. Godo, che bello. Ma no, ma che? Ehi, Marcus. La lepre. Qualcosa di nuovo. Salta anche questo, certo. No. Non ci provare, Sita. Asita, au, ennamo. Avrigna. Vabbè, brutta non è, dai, questo. Devo trovare un modo di salire se voglio danneggiare il router del CTOS. Ovviamente c'è da cominciare qui. Lei non ha il quadrilotore, che palle. La Bloom sta facendo di tutto per proteggersi. Ma va.
Poi questo va di qua, poi va di là, poi non si sa dove va. Se si ravvia è un casino. Se si ravvia è un casino. Ah, da dove si è infilato il bastardo? Ah, da dove si è infilato? Da dove si è infilato il bastardo? Va bene, va bene. Noi non dobbiamo mollare. Anche perché ne abbiamo affrontate di più difficili. Chi si ferma è perduto. Aspetta che c'è qualcos'altro di qua. Ok. Ci siamo. Non disponibile durante le telefonate, scusate. Eccoci qui. Ecco, la telefonata era eccoci qui. Ma, ok, vabbè. Come vuoi tu. Computer. Te lo scopre. Ho chiuso per sempre. È l'ultimo dei tuoi problemi, caro. Dushan cercherebbe la tua famiglia per far licenziare anche loro. Pensa un po'. Sarei molto vendicativo. Cristo, non sei d'aiuto. Andrew, la mia porta è sempre aperta e lo sai. Non voglio fare l'assistente per sempre, Mary. Io avrei preso l'occasione. No, certo, non il mio almeno. Hai tradito Dushan. Per te! Ora il codice di accesso. Branch, a te. Bello, oh, bellissima che si passa. Ok, il culo di Branch non mi interessa. Però, bello che si passi da un personaggio all'altro così, mi garba un casino. E questo secondo me è proprio l'assaggio di Watch Dogs Legion, che passi da un personaggio all'altro. Però lì lo scegli tu. Devi trovare il backup della Bloom e di farlo saltare. Cos'è quella roba che ha a mano? Questo sito succhia troppa corrente, amico. Ed è vicino. Che arma super cazzuta è? Distruggi i server di backup o avranno la versione. Non sono stato io. Che vogliamo cancellare. Cerchiamolo. Ho altre armi, in realtà sì. Ma questa è troppo bella. Bella, lancia granate. Prima che. Però il corazzato non lo batti. Lì. Come ha fatto a battere il corazzato? Ok, buono. Guarda che qualcuno si sta unendo alla festa qua. Mi pare di aver capito. Ciao. Molto semplice la situazione. Così si fa. Madonna. Ma perché non l'ho masata con Marcus quest'arma qua? Via. Aspetta che qualcuno mi ha visto. Scappa. Che cosa sbloccherà questo? Bella. Questo è culo. Questo è culo, ragazzi. Questo è super culo. Ok, non è proprio il campione nel recupero dati, nel campione di velocità, però ci si accontenta, dai. Bello lì. Affanculo. L'ha lanciata lo stesso. Ebbene così. Area pulita. Ora che l'area è pulita dovresti anche andare un pochino più veloce. 9, 70, 71. Dunque sempre 1.700.000, incredibile. L'area è ripulita, ma c'è qualcun altro che sta venendo a farci visita da quel che ho visto. E noi lo aspettiamo tranquillamente.
Dove sei? Dove siete? Ok, sotto. Sotto costo un euro. Ma perché? Perché mi ridicolizzo così? Altro non c'ho neanche né quadri d'autore né cose varie. Ehi, Marcus, la stanza non ti sembra piccola? Ehi, non sono lì. Già, anche a me lo sembra. C'è 4? Meno male mi sono spostato, raga. Ok, girls dei Motley Crue, no. Comunque c'è da andare giù nel blu, dipinto di blu. Devo sparare server? Trovati i server di backup? Ehi, ho trovato lo sgabuzzino della Bloom, i server di backup e i generatori dei campus. Per fortuna ho portato roba in più. Lo sapevo. 2, 3, 4. Perfetto. Marcus, vieni, vivi, feci esplodere e ritornai. Josh, dove siamo? Ci sono 73 Marcus Holloway attualmente in giro. E ne stiamo spammando ancora. Non posso stampare maschere Yurmi con la tua faccia abbastanza in fretta per la gente. Il riconoscimento facciale del CTOS sta andando in acido. Ora ti puoi muovere liberamente. Aspetta. Ok, va bene, ci sto. Branch, sei scappato, vero? Branch. Che grande, io lo adorerò sempre, Branch. Questo è Josh? Oddio, potrebbe essere anche Marcus. Orazio, mi manchi. Però voglio usare Tybon per l'ultima volta sempre. Cazzo, niente male. Ti mando... Marcus adesso. L'assistente di Dushan non sa che è stato hackerato. Non avrai sorprese. Quando accederai al computer dall'air gap della Bloom, trasmetti tutto via cellulare e passa... Voglio anch'io lancio granate, però. Che palle, lo volevo anch'io. Vabbè, ci accontenteremo lo stesso. Fa niente. Intanto c'è da andare nella parte sotto. Poi dopo. Voglio i soldi di quello là. 555 tondi. E poi il tondo sarebbe quello zero, però. Fregatevene. Ok, tutto molto bello, però io sono dentro. Tu mi vuoi inculare, vero? No, cazzo, Ray! Devi riuscire a impedirgli di contattare Dushan. Hai qualche idea? Usare i router del campus per cambiare la password. Così nessuno potrà usare il wifi eccetto noi. Bella lì, sono con te. E non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Anche no. Ok, non ci tengo a essere visto, non... per ora. Non è che posso mandare le bande per l'ultima volta? Chiedo. Siamo in centro città. Più o meno. Siamo in un punto raggiungibile. Infatti giù. È uno rosso, no? Sì. Fallo fuori. Come hanno fatto a vedermi? Getta tutte le armi. Conviene scappare. Sono nella merda. L'ho perso. Meglio. Affrontami. Cerco riparo. Resto basso. A terra. Ehi tu, mando riparo.
attacco! Fanculo. Sì, vabbè. Gli anti sono mossa, capito? Fuori uno. Fuori due. Non c'è la concentrazione, se no ci avrei giocato su. Faccio così. E ciao. Vabbè, la guerriglia all'ultima ci sta. La guerriglia all'ultima ci sta. Bene. Non sono morto, godo. Ho capito, però se... Non muore. Ricarica, vai. Fuori. Bene così. Dammi la mia arma, la mia granata. Dimmi che sono finiti. Non ci crederò mai, però fammici credere almeno. Hackera, dov'è che devo hackerare? Aha. Aspetta, ma a te mi fai né caldo né freddo, quindi bene, bene così. Se non chiamate rinforzi me la posso prendere con un pochino di calma, volendo. Palle. Ok, devo per forza trovare una soluzione. Intanto magari una potrebbe essere salire le scale. Tipo. Speriamo non arrivino rinforzi, sennò sono veramente nella merda qui. Sorry. Ah beh, easy. Però quello che ci interessa a noi non è ancora sbloccato, vero? Però tu ci hai dato l'accesso a una porta. Una backdoor. Che è questa. E allora io la uso. Va a destra e sale. No. Dove conduce sto coso? A questa porta qui. E che devo arrivare a quello, capito? Aspetta, ma c'ho dietro le spalle, dai, su, forza, andiamo. Che coglione che sono. È semplicissimo. Non me la complicare ora, per favore. Dai. Adesso quello che volevamo aprire l'abbiamo aperto. Bisogna manomettere le comunicazioni. Appunto, tutto aperto, quindi buona. Manomettiamola prima. Poi è una cosa che potevamo fare volendo anche col bipede lì, però... Una volta facciamo di persona, dai. Il primo è giù. Bingo. Trova il prossimo. So già dove, non ti preoccupare. Ho già calcolato tutto. Tutto. E via il secondo.
Un altro aggiungi il computer tramite gap. Il gap è sotto. Tutto bene, Ray? Tranquillo. Io sto benone. Ora devi scendere. Andava sbloccato l'ascensore, vedi? Allora giù, signori. Sono fuori che ti aspetto. Sei al sicuro? Sì. Mi gira il cazzo che non sono lì dentro con te. Basta. Puoi venire, cioè a me schifo non fa sta cosa. Per me tranquillamente puoi venire qua dentro a darmi una mano. Anzi, ben accetta proprio. Ok, aspetta. Qua si accede e qua si sblocca intanto. Certo, l'ultima missione con l'outfit del paramedico è proprio il top. Cosa ho sbloccato alla fine? Non ne ho idea. Telecamera. Aspetta. Ho sbloccato questo. Ho passato la porta. E io ho il motore già caldo. Dimmi tu quando. Ray, dovresti veramente vedere questo posto. Amico, non dirmelo. Mi si spezza il cuore. Che era sto tonfo? Ehi, l'ultima volta che l'ho fatto è apparso Dushan. Non è qui, fidati. E che è un vero peccato. Già. Chicago, San Francisco, Non mi piace che non... Ma spunta anche Londra? Non credo. Delaware, San Francisco. Sto usando il certificato che Josh gli ha rubato con maestria. Voi ragazzi ci siete? Abbiamo accesso al computer dell'AirGap. Ora è connesso alla rete. Stiamo scaricando tutti. New York, Texas. Volevo Londra, ma vabbè. Adesso sono cazzi. Allarme attivato, inviamo truppe locali. Adesso sono cazzi perché... Cazzo, non gli sarà più... Bisogna combattere. Stai attento, amico. Non è ancora finita per te. Sì, lo so. Guai in vista. Potevi venire? Dove sei, l'umido sorcio? Ok. Fuori dai coglioni. E anche 40 munizioni. Schifo non mi fanno. Bene. Fuori dai coglioni. C'è più uno laggiù. Vaffanculo. Non dirmeli prima. Aspetta, però una cosa potrei farla. Secondo. Bene. So che ci sei tu laggiù. Fanculo. Via di qua subito. Non venitemi a prendere adesso, vi prego. Abbiate pietà di me. Dove sono i rinforzi? Ciao. Che c'è? Non riesci a chiamare i rinforzi? Aspetta che questo è corazzato. Ciao. Non fotti con Adri. I'm sorry, ma non ci fotti. Ok, 40 metri, direi che basta, vero? Per ora. Ci sono tutti quelli su poi. Immagino.
nell'ascensore. Il motore ruggisce. Sitara, stiamo tornando, ma io e Ray abbiamo ancora una cosa da fare. Sei di nuovo invisibile. Grazie. Ora sto uscendo, Ray. Chiudiamo tutto. Visibile, grazie. No, 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 gira. Meno male ero invisibile. Meno male, ragazzi. Sono un fottio. Posso mandare la banda? Posso provarci? Calcio balilla. Cazzo! Ma te hai mandato i peggiori della banda. I peggiori hai mandato, fra. Fermati subito! Non è che il tempo di entrare, sono già morti. Mi scappare di qua. Via. Via così. 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 Perfetto. Via così. Combattete la tra di voi. Altrove San Francisco. Ultima missione non è stata così difficile. Adrenalinica, ma non così difficile, dai. Devo dirlo, non vedo come venire qui possa aiutarti, ma... Muori, vedrai. Aspetta, aspetta. Non sarete mica venuti a pestarmi, vero? No. Nel caso potresti fermarci? Cosa, tu e l'amico scongelato? Non lo so, a occhio sì, cazzo. Ci punterai dei soldi. L'amico scongelato? Lo so che è il fossile. Ho studiato a fondo il lavoro di Ray Kenny. Ho massaggiato il suo codice, l'ho migliorato, riscritto, ma mi servivano degli strumenti. E tu avevi i bastoncini perché stava sfregando le rocce. Molto bravo. Non stare a fartelo venir duro pensando a me, Dushan. Questa non è proprio una visita di cortesia, è più una... Com'è che la chiami? Un'inculata con la sabbia e via. No! Sì. Quella... Va bene, una sveltina non si nega a nessuno, ma... Che cazzo ci fate qui? No, ehi, magari è importante. Lascia che ti racconti una storia. La nostra storia. Ora lo sanno tutti quello che hai fatto. Hai tradito la fiducia della gente... Manipolato il mercato azionario e poi le bugie, la borsa, il mercato azionario. Il bel weather, tutto quanto. È un bluff. No. Che succede? Se rispondi davvero questa volta, forse è la Bloom che ti manda davanti al plotone di esecuzione. O forse il tuo avvocato. Che ti avvisa che non puoi fuggire. O magari è solo il telemarketing. Stavolta è meglio se rispondi. Chiunque sia, hai smesso di inculare la gente. Bang. Grande Ray. Questa camicetta hawaiana. La polizia che se lo viene a prendere. Alla fine non muore. È uno dei pochi videogiochi dove l'antagonista non muore, va in prigione, a vita. Dushan Nemec ha il diritto di rimanere in silenzio. Ce l'abbiamo fatta, la Bloom è stata sconfitta.
hacker. Perché attiva le tue paure, la paura dell'altro. Hanno provato a fermarci. Cercavano di isolarvi. Si chiama divide et impera. Bevi un po'. Soda, no. Facili da controllare e ignoranti. Usavano il CTOS per spiarvi, per predire le vostre azioni e tenervi sotto controllo. Vi hanno mentito, ma abbiamo giurato di rivelare la verità e mostrarvela. Non sei credibile con quel coso da paramedico, Marcus. Si è levata una sola voce. Non potete mentirci. Non avremo paura. Non resteremo in silenzio. Amico. Grazie. Ok. Sì, dai. Bella. Oh, campa. Vediamo com'è il mondo quando non ha paura di restare unito. La cellula attivista DedSec di San Francisco ha svelato uno dei maggiori scandali della Silicon Valley. Gli hacker hanno diffuso le prove secondo cui il CTO di Bloom, Dušan Nemec, abusava del suo accesso ai dati del CTOS per ottenere vantaggi politici e finanziari. Nemec è stato arrestato e dovrà rispondere dell'accusa di frode multipla, mentre le autorità stanno congelando i suoi conti. La portavoce della Bloom, Charlotte Gardner, ha affermato che la società è sconvolta e sta indagando sulla questione, collaborando con le autorità. Le prove del DedSec potrebbero costare molti anni di carcere a Nemec. Beh, non poteva finire meglio. Questa devi proprio sentirla. DedSec. Siamo rimasti uniti, col dito medio alzato, mentre la Silicon Valley attaccava la nostra red, pretendendo che ci stesse bene. Quindi la Bloom non è stata sconfitta, sì, ma no. Abbiamo scoperto che la Bloom faceva affari di nascosto con i maggiori giganti tecnologici, specializzati nello spiare e manipolare ogni singolo aspetto delle nostre vite. La Bloom voleva usarci come spauracchio per spingere queste aziende ad adottare il CTOS. Tutti quei dati sarebbero stati protetti e controllati da un solo programma. Ma abbiamo giocato sporco. Abbiamo disattivato il CTOS per tutti. Ne abbiamo sputtanati uno alla volta. Minato la loro credibilità. E impedito un controllo pubblico senza precedenti. Il DedSec ha fatto il primo occhio nero all'imboccabile Grande Fratello. Il portavoce della Bloom, Dušan Nemec, passerà il resto della vita in prigione. Questo Graziano era un opportunista che usava i suoi contatti per sfruttare il sistema della Bloom. Ne faranno un capo espiatorio. Diranno che era una pecora nera. Diranno che è stato un incidente isolato. Bellissimo. Ma non gliela faremo passare liscia. Abbiamo mostrato le loro debolezze, umane e tecnologiche. Ha un grande potere. E una grande responsabilità. Ha vulnerabilità. Bloom e i suoi leccapiedi devono affrontare un'azione legale e un'indagine governativa. La fiducia nel CTOS è crollata. Siamo stati noi. Sappiamo che la macchina dei soldi non si fermerà, ma vi giuriamo una cosa. Nemmeno il Tenzer lo farà. Siamo più di loro. A ogni rivelazione, ogni scandalo, ogni truffa, il nostro numero aumenta. E li teniamo d'occhio. Il DedSec da per tutti. Ora, quanto c'è di esagerato? Ora sono davvero globali. Nuove cellule del DedSec nascono dappertutto. In Medio Oriente, in Sud America, in Europa. E non solo loro. Europa. I gruppi di attivisti spuntano come funghi. Va attivisti bene. Con l'H, no, eh. Sicuro? Fallo. Ragazzi. Titoli di coda su Watch Dogs 2. Che dire? È stato un gioco bellissimo. Io lo giocai nel 2017, tipo, e non lo apprezzai. Vabbè, ero un giocatore molto molto acerbo rispetto adesso.
Non che sia un fenomeno, un pro player, però diciamo che facendo questo, chiamiamolo lavoro, ho imparato negli anni come trattare i videogiochi, come giocare le storie, come giocare missioni secondarie. Una volta mi volevo togliere dalle balle la storia principale e farla finita. In realtà faccio delle ricerche prima di giocare i giochi, mi faccio le scalette, mi vedo dove, che parti fare, come metterle, insomma c'è tutto un lavoro dietro che poi alla fine mi porta anche ad apprezzare di più il gioco. Non mi faccio degli spoiler, perché no, però comunque mi porta sempre ad apprezzarlo. Quello che ho detto in realtà anche durante i video precedenti, perché quando ho una cosa da dire la dico, non ho problemi. Questo gioco ha un difetto solo, pecca sulla storia principale, che poi per carità è una cosa molto importante, però hanno riuscito a sopperire a questa storia, questa trama secondo me veramente di poco conto. Ma non di poco conto, rispetto a Watch Dogs 1 c'è stato un grosso passo indietro per quanto riguarda la trama, perché praticamente questo che incontra è Marcos che incontra Dusan sulla spiaggia della prima missione. Questo riesce a capire che Marcus è uno del Derze, che comincia una guerra a distanza dove l'antagonista nemmeno muore ma viene arrestato alla fine del gioco. Ed è sempre colpire le bande, colpire la Noodle, colpire tutte le maggiori società in modo da lasciare la Bloom sola per poi colpirla all'ultima missione, perché questa è stata la trama molto meno profonda rispetto alla trama di Watch Dogs 1, dove ci fu l'omicidio della nipotina di Aiden Pierce. Ci furono un sacco di cose, di avvicendamenti, rapimento della sorella, Damien Branks che faceva il doppio gioco. Come storia Watch Dogs 1 secondo me è stata scritta molto meglio. Vediamo se Watch Dogs Legion reggerà il confronto. Però vi posso dire che se questo è stato un passo indietro, Watch Dogs 2 ha fatto un passo avanti su tutto il resto. Missioni molto adrenaliniche, belle, mai ripetitive, mai una volta ripetitive. Missioni secondarie di minor numero rispetto a Watch Dogs 1, molto più intraprendenti, molte più attività, molto più difficili esplorabili, mappa più grande, grafica migliore, proprio pare di essere, trasmette calore questo gioco, perché pare di essere in estate piena, per quello l'ho fatto partire a luglio, che avevo calcolato tutto. Bad Blood è stato un buon ponte tra l'uno e il due, e tra l'altro anche ritrovare Jordi Chin e soprattutto Raymond Ken è stata una sorpresa non da nulla. Il gioco per me, come dice Franchino il criminale, un 8 pieno se lo merita. Io non capisco la gente che lo scredita, perché ripeto, se cercate le storie belle andate a giocare a The Last of Us, se cercate le storie belle andate a giocare a GTA 4, non vi nomino neanche Assassin's Creed, andate a giocarvi anche un Days Gone. Però se volete secondo me qualcosa di bello, di godibile, questo è proprio quello che fa per voi. Io intanto ok, noi intanto rinasciamo qualche tempo prima. 600.000 follower, abbiamo raggiunto il livello 23, che è quello maggiore. Terminiamo con 1.716.356 dollari in tasca. E ragazzi, è uno di quei pochi giochi che abbiamo portato sul canale che mi fa dire mi dispiace di averlo finito. L'ho detto per GTA 4, l'ho detto per Assassin's Creed 2, l'ho detto per Uncharted 4 e l'Eredità Perduta, basta. Gli altri, alcuni sono stato felice di finirli, tipo Uncharted 1 che è stato veramente una palla. Altri totale indifferenza, tipo, che ne so, Assassin's Creed Revelations, totale indifferenza. Ragazzi, se noi guardiamo la mappa non c'è più niente a parte cose online e cose che abbiamo già fatto. Allora a questo punto io faccio ciò che faccio sempre, 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 ovvero questo. Eh sì, ragazzi, la musica di Watch Dogs 2 la sentirete per l'ultima volta adesso, perché arriverà il momento di Watch Dogs Legion e poi chiuderemo la serie, anche se ci sarà Bloodline alla fine di Watch Dogs Legion, che è il DLC appunto compreso nell'ultimo capitolo. Watch Dogs 2 che va ufficialmente nella videoteca,
E prima di chiudere, ragazzi, intanto like al video, iscrizione al canale, tutto quanto, follow, commento, condivisione, quello che volete. Andiamo a scaricarci Watch Dogs Legion, perché ce l'ho in digitale, la versione quella più costosa, che era tipo super sconto, e me la sono presa. Ripeto, rinnovo i complimenti all'Ubisoft perché è un gioco bellissimo. Io sto ancora cercando di capire i difetti che ci trova la gente, poi ripeto, sono gusti, e a me, per esempio, cose tipo The Witcher, Final Fantasy non piacciono, quindi è una cosa soggettiva, tutti i videogiochi sono soggettivi, c'è gente a cui non piace Minecraft, però la cosa oggettiva è che non si può definire un brutto gioco, quello è oggettivo, non è un brutto gioco, poi può piacere, può non piacere, però definirla una cagata come tante persone hanno detto, secondo me, mi pare esagerato. Comunque, andiamo su PlayStation Store, scriviamo Legion, ce l'abbiamo, e lo andiamo a scaricare, ragazzi, col Season Pass, Ultimate Edition, tutto quanto. Sì, tanto vado a farmi un bel drink, tranquillamente aggiunto a download. Avete voglia, vabbè, avete voglia. Ragazzi, non mi interessa FIFA, anche no. Ragazzi, grazie di tutto. Statevi bene. Like, iscrizione. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.